in un momento difficile, accompagnando il Paese attraverso una crisi difficile e in un percorso inedito, come è stato quello di un governo sostenuto da avversari politici che torneranno ad essere avversari politici alle prossime elezioni e lo saranno anche dopo. Noi arriviamo sino qua potendo dire che abbiamo mantenuto l'impegno che avevamo assunto il giorno dopo aver fatto cadere il governo Berlusconi in Parlamento. In quel momento, anziché scegliere la strada comoda delle elezioni, abbiamo scelto l'interesse del Paese rispetto all'interesse del partito e abbiamo voluto che nascesse il governo Monti e dal primo momento, nell'aula del Senato e della Camera, abbiamo detto che l'avremmo sostenuto lealmente e così abbiamo fatto, avendo dato la nostra parola fino all'ultimo giorno della legislatura. Sostenuto lealmente, sempre correggendo ogni singola scelta nel senso della giustizia sociale, dell'uguaglianza, della tutela delle fasce più deboli. E oggi ringraziamo il Presidente Monti per aver messo la sua credibilità personale in un primo momento a servizio del Paese e poi per aver messo a disposizione del Paese lungo questo anno anche il suo lavoro e la sua competenza. Adesso si chiude la fase del governo tecnico, ci si avvia alle elezioni, la parola torna nella sovranità del popolo, come dice la nostra Costituzione, e noi agli italiani ci presentiamo consapevoli che l'Italia merita adesso una seconda fase sulla base dei duri sacrifici che hanno fatto gli italiani nell'anno che hanno alle spalle per uscire dal baratro in cui l'Italia era stata portata dal governo Berlusconi. Adesso il Paese merita politiche progressiste, riformiste, che rispondano ad un principio molto semplice: chi ha di più deve mettere di più, chi ha di meno deve mettere di meno. Grazie. Grazie, buongiorno.